Siamo con Iamere Rasti. Allora, quali sono le tue sensazioni fino a questo momento di questo ritiro? Sono contento perché ho guardato che la squadra sta lavorando molto bene, siamo pronti per iniziare quasi il campionato, ancora manca quasi un mese per iniziare, ma guardo che la sensazione è molto buona, guardo che la squadra è pronta, che ha fame, che la nostra voglia adesso è fare un campionato grandissimo, fare una ripresa importante e guardiamo che succede. Sulla farsariga di quello che è stato il girone di ritorno dell'anno scorso, no? Nel quale avete fatto molto bene. Sì, un po' la base deve essere quella, no? Che abbiamo fatto un ritorno veramente importante e mantenere questa fame che abbiamo avuto in questa fase del campionato e ritornare al gioco che abbiamo fatto. Ancora si può migliorare, ma con la voglia e soprattutto con la fame che abbiamo giocato questa fase del campionato, così si può vincere, si può arrivare all'obiettivo della squadra. Cosa che ci è rivista anche in queste due amichevoli, no? Avete giocato con molta intensità, nonostante siano amichevoli tra giorni di allenamento in cui vi stancate tanto. Sì, no, per noi non esiste l'amichevole, alla fine uno che va a giocare una partita è una partita. Per te in particolare poi. Sì, giusto, no, a me sempre piace vincere ogni partita, ogni contrasto, ogni palla che c'è nel campo, e così deve essere, no? La mentalità è giusta e al mister le piace questo e alla fine noi ci alleniamo così. È un po' la chiave, insomma, anche per giocare questo campionato di B sempre difficile. Sì, e bisogna un po' di questo che stiamo parlando, di questa intensità, di questa fame, di questa voglia di vincere ogni palla, ogni partita, così si può andare avanti, giustamente. Dei tuoi compagni nuovi cosa mi puoi dire? Sono i calciatori giovani che hanno arrivato con fame, con voglia di vincere, come abbiamo parlato prima, no? Che sono calciatori che secondo me vanno a dare un po' di più che l'anno scorso, e vanno a fare una grande squadra e hanno arrivato, come diceva prima, con grande voglia, con una fame grandissima. È la unica strada per arrivare a fare un gran campionato. Ed è un ragazzino Teo che gioca un po' nella tua zona di campo, cosa mi dici? Sì, un gran ragazzo, bravo, bravissimo. Come Gualdiante che hanno arrivato, no? Come Bastoni che lo guardo benissimo, come Ceccaroni, tutti che hanno arrivato, tutti i giovani che hanno arrivato, ho guardato che in sua faccia ha fame, ha voglia di vincere e soprattutto di imparare di essere un calciatore grande.